Abbiamo un clima impazzito, non soltanto in Italia, nel nostro paese, ma in tutto il mondo. In Italia abbiamo il nord che sta vivendo un pazzo clima, infatti ci sono nubifragi, temporali, tempeste anche di grandine. Invece il sud boccheggia, l'aria è calda, il clima è veramente molto caldo e molte persone vanno al mare per prendere la prima tintarella di sole. Eppure però uno dei fenomeni che sta colpendo la Spagna è proprio la pioggia, una pioggia molto elevata, tanto che c'è già un bel disagio dove a Maiorca, l'aeroporto infatti in questione, quello di Maiorca in Spagna, risulta allagato. Voli ovviamente sospesi, un operatore si è tuffato nell'acqua piovana, infatti quest'acqua è derivata da queste piogge piuttosto forti, piuttosto torrenziali, che poco dopo mezzogiorno dell'11 di giugno 2024 hanno creato disagi elevati, creando ovviamente dopo il temporale l'allagamento quasi per intero sulla città, scusatemi, sull'aeroporto di Maiorca in Spagna, e ha creato ovviamente disagi piuttosto palesi, piuttosto evidenti, azzardo a dire, per quasi 120 minuti di tempo, quindi quasi 2 ore. Infatti l'aeroporto è stato reso inaccessibile, non si è potuto andare a, diciamo così, accedervi per colpa di questo maltempo. Va bene? Vi ringrazio per l'ascolto e per la visione di questo video di oggi, carissimi utenti di YouTube. Mi raccomando, iscrivetevi se vi va, commentate. Una buona giornata a voi tutti.